Here we are with Barry Levinson. Welcome back to the Van Smoot Festival. Barry Levinson, benvenuto al festival. Come va? Fantastico, eccezionale. Come può definire questo suo film? È un dramma, è un film erotico, un film che parla della depressione che soffrono quelli che lavorano nel show business? Per me è una commedia tragica, perché si segue il viaggio di un uomo che si trova in un periodo di difficoltà emotiva, pensa di aver perso la rotta, cerca di far fronte alla realtà e fa fatica. Il tutto è visto in termini drammatici. C'è forse una differenza fra il libro di Philip Roth e il film da lei diretto? Beh, certo, Al Pacino viene dal teatro e quindi dà questa sua conoscenza al personaggio e quindi va oltre a quello che ha scritto Philip Roth. E ci concentriamo su una parte del libro soltanto. Può parlare dell'esperienza professionale che ha avuto con questo grande, quel grande attore che era Robbie Williams? Era una persona molto speciale, Robbie Williams, molto divertente, grande sensibilità, grande capacità di compassione, e il suo umorismo non era mai da barzelletta. Era piuttosto un modo di collegarsi, un modo di viaggiare nell'umorismo. Una persona molto speciale. Grazie, congratulazioni e buona serata. Grazie. E torna davanti le nostre telecamere. Welcome back to the Red Carpet. We meet again. Siamo di nuovo. Un'ultima domanda, per favore. Chi è Simon Axler, questo forte personaggio che lei interpreta nel film? È un attore che passa all'oblio lentamente e si allontana dalla sua vita, ma questo film fa parte di una commedia tragica, è tragico e divertente allo stesso tempo. Si piange e si spera che si possa anche ridere, ma qual è stato il momento più magico nell'interpretare questo film? Beh, ho fatto delle scene a zero gradi, veramente era molto freddo e mi hanno permesso di indossare i guanti, e questo è stato un momento magico. Grazie.